Nokia sta facendo parlare in questi giorni di sé, soprattutto per la partnership con Microsoft e Windows Phone 7, però qui siamo nell'evento collaterale del Mobile World Congress che si chiama Mobile Focus e possiamo vedere l'S7 che presumibilmente sarà l'ultimo smartphone di fascia alta con Symbian. All'apparenza è molto simile al Mi 8, ma in realtà la sua peculiarità è quella di avere una tastiera QWERTY. Voilà, andiamo qua. Il meccanismo è abbastanza, sembra essere abbastanza solido e oliato, diciamo, e la particolarità, come vediamo, è che il display rimane leggermente inclinato rispetto alla tastiera, quasi avessimo a che fare come una specie di mini PC. Dicevamo, il sistema operativo è ancora Symbian, che come abbiamo avuto modo di vedere nella nostra recensione dell'N8, a nostro avviso in questa incarnazione è rimasto un passo indietro rispetto alla concorrenza e rischia di, per così dire, minare un po' quella che a tutta l'area di essere un ottimo dispositivo. È stato uno smartphone 3G e HSPA, monitor, cioè display da 4 pollici OLED, la qualità sembra essere molto buona. Vediamo anche la risposta qua dell'interfaccia touchscreen, come non è esattamente delle più immediate. Ma sistema operativo a parte, anche solo tenendolo in mano, dall'area di essere un dispositivo molto solido, realizzato prevalentemente in alluminio, con qualche rifinitura in plastica. Qui abbiamo la fotocamera da 8 megapixel, doppio flash LED. Il design è molto simile a quello delle note, come abbiamo visto, insomma. A tutta l'area essere un buon dispositivo, ma con un sistema operativo che insomma ha veramente bisogno di qualche aggiornamento. Speriamo di vedere Nokia insomma risorgere un po' con la nuova partnership con Microsoft.